quando comincia le vostre generali? Quanti avvocati? 23. 23. Chi lasci poi? Vabbè, Radi, Candellori e Issa. Gli altri stanno tutti, sono tutti avvocati. Senti, Intò e Frison, le loro condizioni? Intò e Frison sono disponibili. Frison ha iniziato solo da 2-3 giorni con noi, vediamo come gestire la situazione, ecco. Anche se è recuperato. Intò è disponibile, è stato gestito anche lui per le sue problemi, per il suo problemino, però è disponibile. Senti, finalmente si parte, no? Una nuova avventura. Sì, vogliamo iniziare con il piede giusto. Vogliamo iniziare con il piede giusto, cercando di fare una prestazione convincente per prendere anche entusiasmo, questo è, perché è una squadra tutta nuova e quindi ci vuole del tempo, però sai, i risultati ti aiutano anche a lavorare meglio e soprattutto a prendere fiducia e entusiasmo e a cementare di più il gruppo che si è creato. Che partita sarà da domani? Perché poi alla fine un po' tutti si aspettano una cena di secondi problemi, una squadra non molto trascendentale. Vabbè, ma nella Serie C secondo me in Lega Pro le squadre sono tutte difficile da incontrare, perché poi non sono i nomi che fanno la differenza secondo me, ma sono quello che metti in campo e soprattutto le motivazioni che uno ha. Quindi partita da prendere con il piglio giusto, perché poi è un derby e quindi è sentito da ambedue le parti, quindi bisogna prepararsi bene a livello mentale per fare una partita importante. Una Samp che è cresciuta, in questo mese e mezzo di ritiro, 2 mesi quasi, e quindi è una Samp che deve crescere ancora sicuramente, soprattutto una Samp che deve trovare subito la quadratura del cerchio, perché poi sono arrivati giocatori nuovi e quindi bisogna farli inserire al più presto possibile. È una Samp che deve dare l'anima in campo, perché penso che questo sia il presupposto principale per tirare anche i tifosi dalla nostra parte: l'anima, sudare la maglietta fino alla fine, e poi se si fanno queste cose qui alla fine i risultati arrivano, quindi l'obiettivo principale è questo. Che squadra è la Genovese? Ma è una squadra che ha secondo me soprattutto davanti dei buoni giocatori, perché Allegretti, Petrilli, Turchetta, Colombi sono giocatori, chi per un verso e chi per un altro, magari con caratteristiche diverse e imprevedibili. Turchetta, Petrilli sono giocatori rapidi, quindi bisogna stare molto attenti. Poi è una squadra giovane, rinnovata. Senti, nuovi, Tortolano e... Nuovi sono a disposizione, sono tra i Ferrari mi sembra un po' sicuramente per la stazza fisica e per il fatto che magari non ha fatto partite, perché poi si è allenato sempre. Lui stesso è già stato un mese e mezzo fuori rosa. Sì, ha solo fatto corsa, quindi partite non ne ha fatto, quindi l'agonismo l'ha vissuto poco, mentre gli altri due un po' di più. La gestione di questi ragazzi sarà fondamentale, perché poi non vogliamo rischiare di perderli magari per molto tempo, ecco, e quindi... Sì, poi sì. Tortolano come caratteristica è un giocatore brevilineo e quindi magari entra più in condizione rispetto ad altri, più facilmente in questo periodo. Io questi te ricordo. Sì, 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 sì. Anche Ferrari. Sì, sì. Senti, che valutazione fai adesso? Tu spesso nel corso delle settimane, queste ultime settimane, il tuo mantra era la rosa deve essere completata, bisogna avere ulteriori innesti. Sei soddisfatto di questi ulteriori innesti che ti sono stati forniti dalla società? Io avevo chiesto dei giocatori, cioè avevo chiesto un difensore centrale, un esterno che saltava l'uomo e un centrocampista, perché era andato via Minotti, e quindi io mi ritengo soddisfatto, anche perché parlare del passato, di quello che è successo non porta da nessuna parte. Noi dobbiamo guardare a quello che abbiamo in casa, trarre il massimo dai giocatori che abbiamo a disposizione, ricordandoci sempre che siamo una neopromossa, cioè il concetto deve passare che noi
purtroppo, e dico purtroppo, per gli ultimi 7 anni abbiamo fatto i dilettanti, e quindi ripartiamo con una squadra giovane, una squadra che poi, ripeto, deve amalgamarsi bene perché sono tutti nuovi, però secondo me i presupposti per mettere in difficoltà gli avversari ci sono. Noi dobbiamo guardare avanti, dare entusiasmo a questi ragazzi. Sono convinto che poi con le prestazioni e con l'aiuto dei tifosi, che non è mai mancato, questi ragazzi sapranno dare qualcosa di importante anche alla San Bettese Calcio. No, ma al di là di questo, io con Curiale ho un buonissimo rapporto perché siamo amici, abbiamo giocato insieme, quindi sinceramente le motivazioni precise non le so, e non sta a me neanche stare qui a giudicarle. Curiale ha fatto una scelta e va rispettata, punto e basta.